Professoressa Cetin, può spiegarci come mai le donne sono maggiormente a rischio carenza di ferro nelle varie fasi della loro vita? Le donne in età fertile sono frequentemente sideropeniche, quindi hanno una carenza di ferro, perché perdono ferro regolarmente a tutti i cicli mestruali. Ovviamente i cicli mestruali sono mensili, ma possono essere più o meno abbondanti, quindi è chiaro che una donna che ha dei cicli più abbondanti avrà più facilmente questa carenza, però in realtà sappiamo che l'anemia sideropenica colpisce circa dal 25 al 50% delle donne in età fertile, quindi è una situazione sicuramente molto frequente. La condizione non si associa sempre ad anemia, quindi a una carenza anche di valori, a un abbassamento dei valori di emoglobina, ma può essere semplicemente una carenza di ferro. Questa situazione può dare dei sintomi che sono dei sintomi di tipo un po' sfumati a volte, come una riduzione della capacità di concentrazione, cefalea, un po' di stanchezza in più, che rendono però la donna insomma meno fisicamente performante rispetto a quello che sarebbero le sue potenzialità. E non si capisce a volte che il motivo è questo, perché dobbiamo specificamente proprio dosare emoglobina e ferro per rendercene conto. Questa è una cosa che chiaramente spetta al ginecologo, al medico di base, che devono fare attenzione a questi sintomi. Uno dei momenti in cui aumenta il bisogno di ferro nella donna è la gravidanza. Ci spiega come possiamo agire per evitare carenze? La gravidanza è sicuramente un momento in cui la carenza di ferro è fondamentale ed è molto frequente. Perché? Perché raddoppia la necessità di ferro. Quindi pensiamo a donne che partono già carenti frequentemente, sia perché avevano i cicli mestruali, sia per l'alimentazione che a volte è carente, e che hanno improvvisamente un raddoppio della necessità di ferro. Quindi praticamente in tutto il mondo sappiamo che questo è un problema, tant'è vero che l'OMS ha indicato di supplementare con il ferro tutte le donne in gravidanza. Perché questo è così importante? Perché la donna poi chiaramente deve sopperire a tutte quelle che sono le necessità per lo sviluppo del feto, e la carenza di ferro nel feto può manifestarsi con un'alterazione dell'espressione dei geni durante la gravidanza, che poi si esprimerà solo dopo la vita neonatale e nella vita adulta, con problemi di tipo neurocomportamentale, quindi problematiche nel lungo termine che possono essere anche molto gravi, sino ad arrivare anche a una situazione come l'autismo, che è più frequente nei bambini che sono nati da una mamma anemica. Dato che la carenza di ferro è così tipica nelle donne, che cosa è possibile fare per reintegrarlo correttamente? Il ferro si reintegra molto facilmente, è un elemento che abbiamo chiaramente anche nell'alimentazione, quindi possiamo anche ovviamente promuovere un'alimentazione ricca di ferro che preveda anche di migliorare l'assorbimento del ferro, che sappiamo che è molto variabile da persona a persona a seconda della dieta. A parte questo, chiaramente quando c'è una situazione di carenza, il ferro va reintegrato con una supplementazione che in genere è intorno a 30 mg al giorno, che è la supplementazione ottimale, che non dà anche grandi effetti collaterali, perché dare il ferro comunque può associarsi a una riduzione della compliance se ne diamo troppo, se lo diamo in un modo poco assorbibile. Quindi la donna, se assume un ferro che dà più fastidio a livello intestinale, tenderà ad assumerlo di meno, quindi dobbiamo scegliere bene il prodotto che utilizziamo.